Oggi vi presento il giocatore sardo che ha vinto più Open nel 2023 in Sardegna. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Cognome? Calcagno. Perché magari qualcuno ancora... nell'isola ti conoscono tutti, secondo me, sì, vero? Sì, nell'isola sì, dai. È che trago un po' in inganno perché il cognome non è sardo, ma è genovese, quindi magari faccio un po' di confusione, ecco, quando magari mi sentono. Verità assoluta che hai vinto tanto quest'anno, sì. E che dalla classifica di partenza 2-6 sei arrivato alla classifica... simulata 2-3, esatto. Tanta roba. Sì, dai, diciamo così, dai. È stata una stagione molto impegnativa, molto lunga, però ottimi risultati che speriamo possano continuare così, insomma. Ma quando hai cominciato a giocare a tennis? Avevo 7 anni, ero molto piccolo, 7-8 anni, quindi ormai sono passati un bel po' di anni, però siamo ancora qua, siamo ancora sui campi da tennis, spero di poterci stare ancora per molti anni, dai. E non siamo in un posto così scelto a caso, perché questo è il Tennis Club Moneta. Sì, Tennis Club Moneta. Che per te vuol dire qualche cosa di importante? Rappresenta come una seconda famiglia, è il circolo che mi ha fatto, diciamo, crescere a livello umano, a livello tennistico, ma mi ha dato tanto in questi ultimi anni e a loro devo veramente tutto, quindi sì, la mia seconda famiglia a tutti gli effetti. Beh, ma diamo anche un nome e un cognome a questa famiglia, perché qui abbiamo due targhe di due maestri che penso che tu dovresti conoscere molto bene. Io conosco molto bene, sì, Gino Zara, mio maestro da 4 anni buoni, a lui devo tutta la mia crescita a livello tennistico. A cui devo veramente, veramente tanto. E poi c'è Sebastiano, che è come definire un secondo papà per me, ma mi ha dato tanto anche lui, mi ha dato gli schiaffi che forse mio padre veramente non mi ha dato, però sono quelli che mi hanno aiutato a crescere e che tuttora mi dà, però che tuttora è anche quello che secondo me, diciamo, mi motiva più di tutti i giorni a dare il massimo, ecco. Un'altra cosa secondo me ti hanno insegnato, quanto sono curvotiche certe strade della Sardegna. Sì, esatto, la strada soprattutto via Tempio, credo di averla fatta non so quante volte in pullman, perché andavo da Gino ad allenarmi in pullman, partivo da Olbia alle 8 del mattino e tornavo alle 8 di sera, quindi perché ti allenavi a Tempio, allenavo a Tempio e poi sei andato ad allenarti anche? Poi sei andati anche al Luogo Santo, periodo estivo, quindi il calore che emanava, che c'era in quel campo era terribile, però dai, sono tutte esperienze che, diciamo, mi hanno aiutato a fortificare il carattere, quindi è stata bella esperienza, dai, di certo. Beh, diciamo una cosa, se hai messo tutta questa passione nel tennis vuol dire che ci tieni tantissimo, e se sei ancora qui a cercare di arrivare dove, ce lo devi dire tu, insomma è una bella cosa da raccontare. Sì, assolutamente, come ho detto siamo molto contenti dei risultati fatti, però ovviamente adesso c'è il gradino superiore, quindi non bisogna mai accontentarsi e cercheremo di fare il meglio con quello che abbiamo, con quel che sia, e vedremo dove si potrà arrivare, però intanto mi godo il momento. Grazie Andrea, e grazie, allora in bocca al lupo per il tuo futuro, anche tennistico. Grazie mille.